Ehi la ciurma, qui sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimissimo video di Mindtest. Come va? Tutto bene? Tutto bene, spero di sì, dai. Allora, dall'altra volta ho cambiato che cosa? Un paio di cosette, per cui non ho registrato Mindtest la scorsa settimana, ve ne sarete accorti. Anche se non so se farò altre volte Battle for Wedgenaut, perché ho avuto comunque praticamente nessuna visualizzazione e quindi vedremo in futuro se rifarlo o no. Ho disattivato la mod creatures perché lo sviluppatore mi ha detto che a causa di alcuni bug è più conveniente non utilizzarla per ora, e inoltre mi sono documentato un po' sulla mod technic, su cosa bisogna fare ora come ora per far avviare i circuiti, perché come vedete qua la batteria ora rimane totalmente scarica, anche se qua ci sono comunque i nostri generatori di energia, no? Quello di cui abbiamo bisogno è una switching station, che iniziamo subito a vedere, come io avevo già iniziato a vedere in realtà. Infatti non è che mi faccio trovare impreparato. Si scrive così, switching station. Boh, comunque c'è bisogno principalmente di un low voltage transformer e le altre cose che sono abbastanza semplici da craftare, diciamo. Sono poi semplicemente, quasi semplicemente, materie prime. Per il low voltage transformer avremo bisogno di 7 iron lamp, e infatti sono sceso giù un attimo in miniera a raccogliere delle iron lamp perché avevo tutto polverizzato, e 2 copper coil. I copper coil li ho già creati mentre vi aspettavo e sono fatti con steel ingot e fine copper wire. I fine copper wire se ne fanno 3, cioè se ne fanno 2 mettendo 3 lingotti di copper, cioè di rame, in ordine, così in verticale, 1, 2, 3, 1, 2, 3, te ne da 2, quindi 3, 6, 9, 12 ci dà i nostri 8 copper wire, più gli steel ingot ci danno il nostro copper coil. A questo punto abbiamo bisogno niente poco di meno che di mettere... No, cos'è successo? Allora, mettiamo qua. Copper coil, 2 copper coil e le altre messe a I maiuscola, diciamo, no? I 2 copper coil dovrei averceli con me, infatti, ehi. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Eccoci qua. Perfetto. A questo punto abbiamo bisogno dei copper cable, dei low voltage copper cable. Low voltage cable, che suppongo si facciano come prima. Appunto, 3 copper ingot in orizzontale ci danno 6 low voltage cable. Vediamo se ne abbiamo già... in qualche chest, se ci sono, sono in questa. Sì, 2. E poi abbiamo bisogno ancora di che altro? Quella craft guide è meglio spostarla dentro, eh? Che dite voi, la spostiamo dentro? E non riesco a entrare. Ok, la mettiamo tipo qua. Comunque adoro il fatto che su Mindtest si possono attaccare le cose, si possono mettere dei blocchi al vetro. Stavamo cercando switch, la switching station, steel ingot e copper ingot, quindi 4 steel ingot a 1, 2, 3, 4 e 1, 2 li mettiamo nella disposizione assegnateci da
dalla ricetta e abbiamo una switching station. La switching station, da quello che mi è stato detto, va messa sopra, proprio sopra, i cavi che conducono alla batteria, diciamo. Adesso si sta ricaricando, infatti, pian piano. A parte che qua c'è il cavo che... Ok. Si sta ricaricando e qua pian piano funziona tutto alla perfezione. Ah, tra l'altro, prima per andare a cuocere il copper sono dovuto andare nella cucina di là, perché qua non avevo più le fornaci che funzionavano, naturalmente. A questo punto possiamo anche caricare il nostro Mining Drill MK3, che ci consuma praticamente tutta l'energia. Sembra non caricarsi neanche. Wow. Ma scusa, eh? Se andiamo a usarlo così è scarico, scarico, scarico proprio, eh? No. Shift puncher per cambiare. Quello è il singolo nodo. Ah, ecco qua adesso. Tre nodi di profondità, che è come quello dell'altra volta, ma di nuovo uguali. Questo, tre nodi di altezza, 3x3, in così o in così, in tutte le direzioni, il che è molto comodo per scavare in fretta. E poi basta. In pratica ha aggiunto una maggiore energia, diciamo, prima che si scarichi. E oltre a questo, il fatto di poter scavare 3x3. Adesso nascondiamo di nuovo la chat, perché continuano a apparire ogni tanto degli errori, quindi non è un granché da vedersi. Ah, è pure sparito il coso della carica. Boh, lo lasciamo un po' là, vediamo che cosa succede. Detto questo, volevo farvi vedere l'ascensore, come funziona. Volevo fare un ascensore che da qua mi conducesse giù alla caverna, per quanto possa essere, cioè giù alla miniera, per quanto possa essere complicato. Sì, ok, ho la travel net, quindi potrei mettere un teletrasporto, però a me faceva piacere farvi vedere come funzionano i... si sta caricando, ma lentissimamente proprio. Avrei bisogno degli high voltage, però ci pensiamo poi più avanti. Vi faccio vedere allora intanto come si fa un ascensore, come principio, diciamo. Avrei voluto della terra, ma ce l'ho la terra, eccola qua, è sempre con me la terra. Poi a parte che la terra non la troverei là, ma nella casetta della terra, che è là, la mia casetta della terra. Il funzionamento di un ascensore è questo. Allora, in pratica, vedete, disponiamo dei blocchi in questo modo, no? Per cui ci sia in questo angolo, diciamo, un blocco vuoto e uno accanto pieno. Sopra quello pieno uno vuoto e quello accanto pieno. Sopra uno vuoto e quello accanto pieno. Che cosa succede? Avete presente il fatto che quando tenete premuto shift non cadete dal muro? Io adesso sto camminando, come potete vedere. Si sta muovendo, diciamo, no? Solo che non sta cascando, perché sto tenendo shift. Se io per caso mollassi shift, cade. Ok? Di conseguenza si sfrutta per questo ascensore la stessa tecnica. Si tiene shift, si va nell'angolino e si preme invio. E siamo saliti.
Non so se è stato abbastanza chiaro, forse ho scelto anche il posto sbagliato per fare una prova perché c'era l'albero sopra. Però comunque facciamo un esempio qua. Tipo, oh, è già notte. Ecco, questo è abbastanza alto. No, siete d'accordo che io non riesco ad arrivare lassù saltando? Eccomi. Il che è una cosa molto comoda, soprattutto quando si deve salire in fretta di molti piani. Perché appunto... Intanto andiamo a dormire. Perché appunto velocizza tantissimo. Il problema è per la discesa. Un tempo con questo tipo di ascensori si utilizzava per la discesa un blocco d'acqua, ma adesso l'acqua non attutisce più il danno da caduta come un tempo. Lo smorza un po', ma comunque dopo una determinata altezza è indifferente, si muore comunque. Per il danno da caduta, anche essendoci l'acqua, anche essendoci tanta acqua, non attutisce più di tanto. Comunque sta pala di diamante è troppo potente, mi spacca pure i blocchi che non voglio. E stavo dicendo tante cose belle, dove è andata la mia... Ok. Stavo dicendo. Ah sì, ecco che quindi adesso non è un granché perché non si può. Bisogna scendere comunque pian piano e non è l'ideale. È un po' una scocciatura quella. Di conseguenza, in futuro poi utilizzerò la TravelNet che vi andrò a spiegare come mod. Ma comunque mi piacerebbe fare il mio carissimo ascensore qua. A scendere adesso avendo anche il mining drill, una volta che sarà carico, sarà molto importante perché con quello posso scavare tre blocchi in giù, poi faccio semplicemente i buchi, no? Perché facendolo in discesa, diciamo, cosa facciamo? Noi facciamo un pozzo così e poi alterniamo, no? Ne mettiamo uno così, poi ne metteremo uno là, uno qua, uno su, uno giù, no? E conviene di sicuro farlo scendendo, perché salendo è molto più un casino da gestire. E niente, questo è... Ho visto qualcosa là dietro? Vabbè, questo è quanto. Volevo dirvi un'altra piccola cosa, che è il fatto che sto registrando in 1080p, se tutto va bene. Di conseguenza cercherò di caricare il video in 1080p se mi riesce. Se non mi riesce, non abbiate nemmeno male, perché è comunque pesante come video. Già quello da 720p mi occupava più o meno un giga ogni 20 minuti. E la connessione in Italia sapete che fa schifo, quindi vedremo un po' le mie risorse, che cosa si riuscirà a fare, insomma, che cosa potremo fare e se riuscirò a caricare regolarmente i video in 1080p. Perché, cioè, se non bastasse una notte, inizierebbe poi a essere più complesso perché la mattina, la sera, la linea è utilizzata da altre persone e caricare un video su YouTube ruba praticamente tutta la banda. Questo, vorrei solo accennare una piccola cosa che avrei voluto fare da un po' di tempo. Wow! No, è spettacolare! La gold chest! Wow! Ok, questo dovrò chiedere. È bellissima comunque. C'è una matita qua.
Edit chest description. No, non voglio una chest description. Wow, e poi posso metterci dei colori? Che bello. Forse per lo smistamento automatico. Comunque, ecco quello che mi serviva. L'idea che avevo avuto era quella di fare una casa degli iscritti. Che poi, beh, in realtà non devono essere per forza iscritti, basta che siano comunque dei frequentatori, dei commentatori del canale. Se sono iscritti meglio, però non posso tenere d'occhio tutti gli iscritti, insomma. Questa casetta degli iscritti, casetta della ciurma, avrà varie caratteristiche, di cui la prima la, tra virgolette, sblocchiamo adesso, ed è il gioco dell'oca, della cabina, della ciurma, dell'equipaggio. Questa chest qua indicherà un gioco dell'oca, va bene? A me piacciono i giochi, spero che piacciono anche a voi. Nella prima casella, queste qua sono come delle caselle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e via dicendo, così, in questo ordine, come un gioco dell'oca. Chi arriva qua vince. Che cosa? Boh, per ora non lo so. Non so neanche se sarà qualcosa di concreto, qualcosa di astratto o qualcosa nel gioco, magari gli farò una statua nel gioco. Comunque, per partecipare, che cosa basta fare? Basta semplicemente scrivere nei commenti quello che dirò alla fine di ogni video. Ad esempio, in questo video dirò, metti caso, questo non è una prova. Dirò, scrivete un animale che inizia per la B. Ok? E quindi quelli che scriveranno l'animale per la lettera B prenderanno un punto. In base anche all'originalità. In caso di pari merito andrà più avanti quello che ha più originalità. Perché adesso non posso, con il nuovo sistema dei commenti, è molto più problematico capire quando sono stati scritti dei commenti. Di conseguenza, se si riesce a stabilire è stato chi ha scritto prima, altrimenti chi è stato più originale. Poi faremo proprio un vero e proprio edificio per la casetta degli iscritti, la casetta della ciurma, che pensavo fare a forma di nave, tipo una grande bella nave in cui mettere varie stanze, oppure una flotta, o una flotta, tanto di là in fondo da quella parte, se non vi ricordate male, c'è un mare, cioè c'è del mare, dell'acqua. Potrei metterla là e mettere dei teleport, una stazione di teletrasporto. A questo punto, quindi, per questo video è tutto. Io vi invito a iscrivervi al mio canale, vi invito a mettere un mi piace, a mettere un commento, a seguirmi sulla pagina di Facebook se siete interessati. E la domanda di quest'oggi è: scrivetemi un frutto con la A, con la lettera A. Utilizzerò per indicare le varie persone un blocco diverso. Ok, quindi magari questo qua sarà, non lo so, Alessandro piuttosto che Amedeo piuttosto che non lo so, la scuola di Sam, e sarà rappresentato da quello che sceglierete voi. Ecco, nel commento scrivetemi anche qual è l'oggetto che volete che vi rappresenti. Ok? Guardate che non l'abbia già scritto nessuno e ditemi, due punti, l'animale, il frutto che inizia con la A e l'oggetto con cui volete essere rappresentati, un oggetto non troppo difficile. E a questo punto, per questo episodio, potrebbe essere tutto. Io vi saluto al prossimo video. Ciao!